Undicesima edizione del campo scuola, oggi avete presentato le attività ai ragazzi delle scuole, cosa gli farete fare? Allora, i ragazzi stamattina conosceranno quella che è la protezione civile, ovvero un sistema composto da istituzioni dello Stato, quindi corpi dello Stato, enti dello Stato, prefettura, regione, città metropolitana, Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dal volontariato. Il volontariato è una componente fondamentale del sistema di protezione civile. Quindi i ragazzi verranno a conoscere le singole specialità e parteciperanno a degli incontri formativi per conoscere quello che fa ogni specialità, perché è proprio un sistema. Quindi abbiamo l'attività con l'unità cinofile, gli interventi sugli scenari alluvionati, gli interventi sull'antincendio boschivo, il reparto sanitario, la logistica, insomma tutte quelle specializzazioni che servono per fare un sistema. E quindi i ragazzi verranno seguiti, faranno delle domande e conosceranno direttamente questo corpo che è fatto da tantissime anime. È scuola sia per loro e per noi volontari, perché facciamo delle esercitazioni proprio in rete di vario livello. Quindi abbiamo iniziato con l'uso di fuoristrada, il primo giorno abbiamo allestito la tendopoli e abbiamo fatto degli interventi su scenari alluvionati usando i sistemi di pompaggio, e oggi abbiamo una parte teorica molto ricca perché abbiamo le lezioni fatte dalla questura, dai carabinieri e dalla città metropolitana, perché trattiamo il piano di ricerca persone scomparse, perché faremo una ricerca di persone scomparse sia notturna e poi ne faremo alcune diurne, e poi anche delle attività proprio sul territorio, quindi simulazione di incendio boschivo, evacuazione feriti, e faremo anche un intervento di manutenzione sul territorio, quindi manutenzione ambientale, proprio perché il messaggio che vogliamo dare è la protezione civile viene spesso vista in emergenza, ma in realtà la protezione civile fa anche prevenzione. La dimostrazione che per noi è molto importante è che su undicesima edizione noi da 9 edizioni che partecipiamo. All'inizio abbiamo partecipato brevemente, sporadicamente, poi invece con l'andare del tempo abbiamo capito che è una esercitazione, una manifestazione molto importante, soprattutto per il volontariato, che è una parte fondamentale, dove di anno in anno si migliorano le aspettative e si migliorano anche le funzioni, i comportamenti. Poi un'altra cosa molto importante che ha preso sempre più piede, come vediamo stamattina con i ragazzini, soprattutto rivolto alle scuole, e poi quello che ci interessa soprattutto a noi come città metropolitana sono le amministrazioni, quindi far capire alle amministrazioni l'importanza di cosa vuol dire la protezione civile.